Carissimi, benvenuti o ben ritornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. E cosa troviamo in questo canale? L'ho già detto 100 volte, ma lo ripeto ovviamente per i nuovi. Se siete appassionati di fotografia, di video, di montaggio video, editing di foto, accessori per il vostro smartphone, siete nel posto giusto. Quindi se volete vi invito a iscrivervi al canale e azionare la campanella per ricevere notifiche di video che posterò. Stiamo nuovamente qui per parlare di CapCut, un'applicazione dedicata al montaggio video per iOS e per Android. Purtroppo ci sono state delle scoperte ovviamente negli ultimi mesi di filtri e funzioni che sono diventati a pagamento annuale, ragazzi. Quello purtroppo i programmatori da qualche parte dovranno guadagnare per portare avanti i loro progetti, quindi a parte questo, CapCut resta sempre una buona applicazione a livello gratuito perché ha tante funzioni gratuite. Cosa vediamo in questo video? Tre funzioni che mi sono piaciute veramente tanto. Uno, la possibilità di registrare video con ovviamente l'applicazione stessa, ovviamente con l'applicazione dedicata all'interno fotocamera. La seconda, trasformiamo il nostro CapCut in un gobbo digitale, quindi non abbiamo più problemi di andare a acquistare gobbi costosi e applicazioni ovviamente con abbonamenti appunto annuali onerosi. E la terza funzione, i sottotitoli presi direttamente dai nostri video. Ovviamente non facciamoci sempre prendere dal pelino nell'uovo, perché ovviamente certe cose verranno diciamo acquisite bene, certe no, quindi poi potremo ovviamente modificare questo test una volta acquisito. Andiamo a vedere cosa ho combinato in questo nuovo video. Una volta in CapCut azioniamo la fotocamera. Ovviamente una volta azionata vi chiederà ovviamente i permessi, ok, per accedere alla fotocamera, al microfono, eccetera eccetera. Ognuno ovviamente saprà il suo sistema operativo come funziona, speriamo. Allora clicchiamo sulla fotocamera ed eccoci qua. Possiamo ovviamente switchare anche la fotocamera posteriore, così non vedete il mio brutto faccione, e ovviamente abbiamo delle caratteristiche interessanti per quanto riguarda la registrazione. Innanzitutto mi metto un po' sul nero, così ok, vediamo meglio. Abbiamo qui sotto due possibilità. La prima è registrare un video praticamente dall'inizio alla fine, ok, dando lo start e lo stop alla registrazione. Possiamo anche naturalmente fare uno scatto fotografico, ok, perché no, scattare un'immagine. Ma la cosa interessante sicuramente era chiusa qua in multiclip. Cosa vuol dire? L'avete già capito, vuol dire che io posso registrare un video, ok, che va da una durata massima 3 minuti e minima 15, composto da tante clip, ok, da tanti pezzettini, e questa è una cosa secondo me abbastanza carina. Una cosa che vi dico subito, ok, attenzione a quando date lo start e lo stop. Praticamente premete ovviamente molto leggero il tasto di start e di nuovo molto leggero per stoppare, perché sennò la registrazione si avvia di nuovo e voi vi nervosite. Quindi andiamo a registrare la prima clip e vediamo come funziona questo multiclip. Ok, questa è la prima clip di 3 pezzettini che farò. Vedete, io ho cliccato molto leggermente perché sennò attenzione che vi nervosite, io l'ho fatto la prima volta quindi ero molto nervoso. Spostiamoci di nuovo e facciamo il secondo pezzo. Ok, seconda clip di una serie di 3, 4/5. Ok, stoppate sempre leggermente, spostiamoci un po' di qua. Terza clip, per vedere CapCut cosa combina. Ok, facciamo la quarta così e basta. Ragazzi, questa è l'ultima clip, speriamo che l'audio non sia stato stoppato, tagliato, perché ho iniziato troppo presto. Va bene, a parte gli errori che si fanno, andiamo a vedere un pochino cosa è successo. Ok, vedete qui? Abbiamo praticamente i pezzetti, i spezzoni proprio che sono stati registrati. Se io voglio cancellare l'ultimo pezzo do la X, ok? Così posso cancellare tutte le clip che ho fatto. Se ovviamente mi va bene quello che ho fatto, vado con la spunta. Ok, questa è la
prima clip di tre pezzettini che farò. Ok, seconda clip di una serie di 3, 4/5. Terza clip per vedere CapCut cosa combina. Ragazzi, questa è l'ultima clip, speriamo che l'audio non sia stato stoppato, tagliato, perché ho iniziato. Vedete, io ho registrato la clip, ok, le quattro clip. Qua ho dei, già dei, diciamo, dei pre-montaggi da fare, ma poi li vedremo. Se volete approfondire l'argomento, posso fare ovviamente un salva, ok, e verrà salvata nel mio rinnovo fotografico. Posso anche ovviamente andare su Fatto, non me la trovo qua, ma posso andare in più, ovviamente consenti, andare a prendere le mie clip come fosse un video e andare ovviamente a iniziare a modificare il mio video come mi pare piace, quindi possiamo utilizzarlo come clip. Quindi molto interessante questa funzione. La seconda funzione che vi voglio mostrare, sempre legata alla fotocamera, è il gobbo, ok, digitale di CapCut. Si aziona ovviamente andando in fotocamera cliccando su questo simbolo che è proprio testuale, vedete? Ok. Cosa si può fare? Innanzitutto si può andare a editare il testo, ok? Io posso andare a editare il testo e scrivere quello che voglio. Dopo che abbiamo scritto il testo, modificato ovviamente quello che c'era di demo, possiamo andare a fare Fatto. Cosa possiamo fare, ok, riguardo a questo tipo di gobbo? Innanzitutto con queste, diciamo, con questo mirino, vedete, con queste frecce lo spostiamo dove più ci piace. Non possiamo ridimensionarlo neanche con le dita, ok, ho fatto zoom sotto invece. Non possiamo ridimensionarlo, però possiamo spostarlo. Possiamo ovviamente andare a editare, ma possiamo anche scegliere delle opzioni. Le opzioni riguardano innanzitutto la velocità e la grandezza del testo e soprattutto evidenziare la frase che sta scorrendo. Quindi a questo punto, se io voglio andare a fare un primo test, cosa faccio? Ovviamente mi vado a inquadrare, devo girare ovviamente la fotocamera, ecco, per chiudere la X giro la fotocamera, ovviamente, perché sennò non ha senso quello che io faccio, non mi ricorderò ovviamente il testo che ho fatto. Vado a mettere il gobbo nuovamente e aspettate che ho acceso qualcos'altro, che okay. Vado a mettere il gobbo e ovviamente devo ricordarmi il testo, vabbè, io lo leggerò, spero di azzeccarlo. Comunque vi faccio vedere che adesso avvierà un conto alla rovescia, ok, appena do start. Ciao, sono Gennaro di Smart Video Photography. In questo video ti mostro due funzioni legate al testo di CapCut. Buona visione. Ok, vedete, io ho stoppato, adesso vado qui, ovviamente vado a accettare. Ciao, sono Gennaro di Smart Video Photography. In questo video ti mostro due funzioni legate al testo di CapCut. Vabbè, a parte la mia naturalezza che non c'era, e se vado adesso sulla X, vedete qua indietro, posso andare qui di nuovo, tornare. Ecco, la X, dicevo prima, clicchiamo sulla X, vedete, abbiamo ricomincia, oppure salviamo in bozza o annulla. Se vado su annulla, ovviamente il mio filmato viene cancellato, ok? Però abbiamo visto che è una funzione molto, molto bella questa del gobbo digitale, molto semplice da utilizzare. Un'altra funzione incredibilmente bella, ovviamente bisogna prendere un po' con le pinze, in base a come parliamo, è i sottotitoli. Sono i sottotitoli, vedete qua abbiamo proprio la voce sottotitoli. Io vado a cliccare, vado a scegliere un video. Ok, questa è la prima clip. Una volta caricata la clip, vedete, ho queste opzioni qua, ma la cosa che ci interessa di più secondo me è l'italiano. Queste opzioni sono legate al buon funzionamento dei testi. Se clicco qua, ok, avrò i titoli dinamici che non ho ancora provato, adesso li proveremo insieme. Vado a generare, va bene, qui mi dice che posso tirare i titoli quanto voglio. Adesso vado avanti e vediamo cosa è successo. Ok, questa è la prima clip di tre pezzettini che farò.
seconda clip di una serie di 3, 4/5. Vedete, è abbastanza preciso, ok, come ovviamente come testo. Io posso ovviamente cliccare dentro e andare a cambiare se qualche frase fosse ovviamente sbagliata. Ragazzi, molto carina questa funzione di CapCut. Poi ovviamente posso ovviamente andare a variare tutte le cose del testo che ovviamente abbiamo visto nei precedenti tutorial. Benissimo ragazzi, avete visto che belle funzioni, gratuite ovviamente per ora e si spera che siano per sempre. L'applicazione fotocamera che ci permette di fare queste multiclip, poi ovviamente ci abbiamo altre funzioni legate alla fotocamera stessa di CapCut, che se volete ovviamente fatemelo sapere nei commenti, andremo avanti ovviamente con altri video e tutorial approfondendo proprio questa sezione di questa applicazione. Un'altra cosa, avete visto il gobbo? Molto facile da usare, molto semplice e quindi funzionale. Abbiamo anche questa funzione, così non dobbiamo acquistare ovviamente applicazioni aggiuntive. E l'ultima cosa che abbiamo visto, ovviamente i sottotitoli, avete visto che è abbastanza preciso. Detto questo, io vi invito a condividere questo video con altre persone e conoscenti, così per far conoscere queste funzioni anche a loro. Un'altra cosa, vi rinvito, se non avete ancora fatto, soprattutto l'80% che guarda i video non si iscrive, non c'è nessuna cosa da preoccuparsi, iscrivetevi al canale gratuitamente e azionate la campanella per ricevere notifiche di video che posterò. E con questo ci vediamo nel prossimo video dedicato a CapCut. Ciao! Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente dei dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!